Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare. Se stai guardando questo video è perché hai chiamato per visitare un nostro immobile per il quale abbiamo organizzato un open house. Una città come Roma oggi rende sempre più difficile arrivare puntuali, riuscire a trovare il parcheggio vicino a dove si deve visitare l'immobile in tempo utile per poter visitare quello stesso immobile. Con questa metodologia il cliente non ha lo stress di arrivare puntuale al momento dell'inizio dell'open house, sa che c'è una fascia di tempo ben delimitata entro la quale può entrare nell'immobile e rimanerci tutto il tempo che desidera per fare la propria visita, e a quel punto può tranquillamente cercare posto per parcheggiare, non subire lo stress dell'arrivare puntuale, ma soprattutto godersi una visita a un immobile in maniera, diciamo, rilassata. Avendo una gestione di tantissimi immobili, noi a volte organizziamo nella stessa giornata più open house, quindi è normale che per noi è assolutamente importante sapere se a quel determinato open house partecipano 12 persone o ne partecipano 50, perché se partecipano 12 persone io posso organizzare insieme ai miei colleghi agenti immobiliari del nostro staff un open house magari di 45 minuti o di un'ora, ma se ne partecipano 50 non posso dare lo stesso lasso di tempo, devo magari organizzare un open house di 2 ore, di 2 ore e mezza o anche di 3 ore. Quindi è soprattutto una questione organizzativa, bisogna dare il proprio nominativo perché comunque bisogna far sapere al proprietario chi entra dentro casa sua. Io credo che chiunque stia vedendo questo video, nel momento in cui sa che una certa persona entra nel proprio immobile, siccome non è un locale pubblico ma è un'abitazione privata, pretende di sapere chi sia entrato in quell'immobile e insieme a chi. Quanto dura la visita del cliente nell'immobile durante un open house? La risposta più corretta è tutto il tempo che desidera. L'open house ha proprio questa grossa potenzialità per un cliente acquirente, che non gli mette fretta a decidere, non gli pone la fretta nel visitare l'immobile, perché nel momento in cui entra dentro casa ci può rimanere 3 minuti se l'immobile immediatamente non rispecchia le sue esigenze, ma può rimanere anche 40 minuti se lo desidera. Oltre agli agenti immobiliari del nostro staff, i clienti trovano lì nell'immobile altre figure professionali di assoluta importanza, soprattutto per chi viene a visitare un immobile da comprare. Infatti in tutti gli open house della LR Immobiliare sono presenti un consulente mutui di elevata esperienza professionale, inoltre è presente un architetto molto molto esperto, architetto specializzato nella ristrutturazione degli immobili, che presenterà dei progetti, diciamo, che sono già stati elaborati sulla base di esigenze comuni per la ristrutturazione dell'immobile e la, diciamo, rimodulazione dello spazio interno, spiegando anche alle persone eventuali potenzialità di costo di quei determinati lavori che possono essere suggeriti. Durante la settimana successiva all'open house noi facciamo soltanto le seconde visite, come abbiamo detto. Ecco perché noi prendiamo contestualmente più proposte, che sarà poi il proprietario a valutare e a decidere quale esito dare alle stesse. Da Leonardo Raso, buon immobiliare a tutti, ciao!